Buonasera a tutti, conferenza stampa di presentazione di Cristian Dallemura che arriva alla Reggina in prestito dalla Fiorentina. Ci sono già i colleghi giornalisti collegati con noi tramite Zoom. La prima domanda, Giuseppe Rotta di Radio Gamma. Prego, Giuseppe. Sì, tanto ciao e benvenuto. Buonasera. Sei giovanissimo, ma già hai tanta esperienza per aver giocato nelle giovanili nazionali, qualche convocazione in prima squadra. Volevo chiederti come hai visto la squadra a Frosinone e dove preferisci giocare, con quale tattica, a 3 o a 4? Allora, innanzitutto buonasera. Sì, ho avuto la fortuna di andare subito in panchina, non me l'aspettavo e comunque ho visto subito una buona squadra, molto, molto organizzata e molto, devo dire, decisa. Per quanto riguarda la posizione in campo, ho giocato sia a 3 che a 4 in tutte e due le posizioni, da difensore, insomma, sia a destro, sinistro o in una difesa a 3 da centrale. Ferdinando Jelasi di Reggio nel pallone. Ferdinando Jelasi. Cristian, benvenuto a Reggio. Tra le tue caratteristiche, leggo alcuni dalle scout, così definirti come un difensore dal piede educato, bravo anche ad impostare l'azione. Quindi ti chiedo se questa appunto è una caratteristica, sulla quale punterai, in quanto il mister Baroni è uno che predilige molto giocare al pallone, difficilmente la Reggina butta via il pallone e soprattutto nel calcio di oggi il centrale di difesa spesso e volentieri è quello che sta in là appunto gioco. Sì, è stata anche una cosa che ho visto dai primi allenamenti, che al mister piace comunque il gioco tutto palla a terra e la costruzione sin dai difensori, appunto, dritto dal portiere. Sì, è una cosa che mi piace molto e cerco di esprimerla sempre mentre gioco, anche se mi piace anche molto il gioco fisico e è una cosa su cui vorrei migliorare. Grazie. Consolato Cicciù e Stretto Web. Sì, buonasera, benvenuto anche da parte mia, Cristian. Non so se sai se te l'avrà detto. Non ti sentiamo, Consolato? Anni Forse è un fa problema, non lo so. Consolato, non ti c'è sentiamo? stata una chiacchierata, no, alla primavera, per portare, magari si è trovato nel discorso, ti ha parlato di Reggio, di questa piazza che comunque lui aveva affrontato da calciatore. Consolato, non ti abbiamo sentito, se puoi ripetere la domanda. Mi sentite meglio ora? Sì, Ok, ora sì. dicevo, 2 anni fa circa il presidente Gallo aveva fatto una chiacchierata, insomma, col tuo mister lì alla Primavera Aquilani per provare a convincerlo a portarlo a Reggio. Ti ha parlato, magari, è capitato nel discorso, ti ha parlato di Reggio, della piazza che comunque lui aveva affrontato da calciatore. Sì, ne ho parlato con il mister Aquilani e appena è venuto fuori il discorso lui mi ha subito parlato bene e mi ha appunto detto di questa chiacchierata con il presidente perché nel senso appunto ha detto che mi sarei trovato bene, che comunque è una città molto calorosa, molto, molto bella e devo dire che mi ha dato una bella mano nel decidere appunto di venire qua. Ci sono altre domande per Cristian? Ferdinando Posso? Jelasi e poi Consolato Cicciù. Prego, Ferdinando. Sì, diciamo che in maglia viola hanno giocato grandissimi difensori. Uno purtroppo ci guarda dall'altro e non è più con noi, che è Davide Astori. Ti chiedo qual è il difensore in assoluto a cui un giovane di solito, no, a quest'età sia la classica stella polare a cui ispirarsi. Ecco, ti chiedo il difensore che per te può essere un modello, un punto di riferimento. Bella domanda. Per quanto riguarda la Fiorentina, io ho avuto la possibilità di allenarmi con grandi difensori, tra cui il mio preferito era sicuramente il capitano Pezzella. Per quanto riguarda in assoluto, a me piace un sacco il calcio appunto del Milan di Arrigo Sacchi, quindi devo dire che Baresi e Maldini sono appunto i miei idoli in assoluto nel ruolo di difensore. Consolato Cicciù, Stretto Web.
Io, informandomi ovviamente prima del tuo arrivo, ho letto che il tuo idolo è Pirlo. Confermami se sbaglio, avevi iniziato anche da centrocampista. Poi successivamente, anche un po' per le tue doti fisiche, sei stato arretrato in difesa. Se tra le tue caratteristiche anche di impostare l'azione dal basso c'è anche questo legame, no? con Pirlo, insomma. Sì, soprattutto quando ero più piccolo preferivo il gioco da centrocampista, appunto. Infatti il mio idolo tuttora è sempre Pirlo. Però ovviamente con il tempo la mia posizione si è arretrata, quindi ora amo fare il difensore centrale e cioè, mi sento più sicuro così. Altre domande per Dallemura? C'è Ferdinando Jelasi, Regione del Pallone, e poi Rino Tebbala. Ferdinando Jelasi. Sì, Cristian, mi racconti un pochino il tuo primo impatto con il gruppo, no? Anche perché secondo me la tua scelta, cioè nello scegliere la regione, dimostrando anche una grande personalità, perché di solito, soprattutto la prima esperienza nel professionismo, magari si può scegliere anche una soluzione più vicino a casa, una situazione anche di classifica più tranquilla, perché la regina deve assolutamente deve provare ad uscire dalla svelta da questa situazione che è complicata al momento. Quindi appunto, tornando al discorso di prima, ti chiedo il primo impatto, magari anche con i difensori più esperti, con i Tiago Cionek, con Ivo Iacono. Grazie. Sicuramente mi hanno fatto una bella impressione. Ho avuto la possibilità appunto di parlare con il capitano, lo Iacono, appena arrivato, e mi ha subito tranquillizzato e mi ha dato semplici consigli che si possono dare appunto a un ragazzo appena arrivato. E per quanto riguarda la scelta, è stata una scelta non troppo difficile, perché io amo follemente il gioco dei Mister Baroni, tant'è che ho avuto anche possibilità di vederlo nelle sue prime partite che ha fatto qua. Adesso la situazione ovviamente non è delle migliori, però speriamo di rialzarci e poter giocare per le posizioni che questa squadra si merita. Rino Tebbala, il Quotidiano del Sud. Sì, mi sentite? Sì, sì, Rino, prego. Grazie, buongiorno. Ah, buonasera. Scusa, hai detto che ti ha impressionato la squadra Frosinone avendola vista per la prima volta. Cosa ti è piaciuto di più della regina e cosa ti è piaciuto di meno, visto che nel secondo tempo c'è stato quel calo di tensione? Sicuramente mi ha impressionato l'intensità, perché a mio parere per i primi 65-70 minuti c'è stata una squadra con una voglia incredibile di vincere e di non far giocare l'avversario, e soprattutto di grande personalità. Poi ovviamente, magari non so, per la stanchezza o forse per alcuni cali fisici, ovviamente la squadra è andata un po' in difficoltà, però devo dire che per 70 minuti secondo me c'è stata veramente una buona regina. Filippo Mammì, a Punta di Penna. Sì, ciao Cristian, benvenuto. Senti, solo una domanda, ti vedi in una sorta di ruolo alla Bonucci? Cioè, ti piace impostare il gioco? Sì, è una cosa che adoro fare e vedremo se potrò, insomma, se riuscirò a esprimermi in questo stile di gioco. Sicuramente per le mie caratteristiche e le cose che mi piacciono fare in campo cercherò appunto di dare il massimo sotto questo punto di vista. Altre domande per Cristian? Ok, non c'è nessun altro. Va bene così. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie.